Giorno 46. Ciao bellissimi, giorno 104. Sono le 9 e stanotte è stata abbastanza tosta perché ci siamo fermati in un boschetto, ma il terreno era super in discesa e non in verticale ma in di lato, quindi praticamente io cadevo di lato, Marta mi cadeva addosso e tutta la notte ci siamo svegliati di continuo per metterci meglio in posizione. Inoltre ha fatto freddo e Marta, nonostante la termica e la felpa, aveva comunque freddino. Mi sa che a Bilbao ci dobbiamo organizzare. Ah, e comunque ieri avevo calcolato male i chilometri, non ne abbiamo fatti 24 ma 28 e mezzo. Considerando anche i dislivelli abbiamo fatto un'ottima tappa. Oggi mi sa che ne facciamo poco più di 20. Dobbiamo arrivare a Guernica, dove non credo ci sia il famoso quadro, e poi andiamo poco oltre, ci fermiamo. La mia camicia si sta distruggendo, usurando, che avevo già provato a cucirla. Anche qua, dove ci sono le scapole e le spalle in particolare, cioè dove sfrega lo zaino. Mi sa che a Bilbao dovrò passare del tempo con ago e filo. E dopo 103 giorni è uscita la seconda vescichetta a causa delle scarpe bagnate e i calzetti bagnati. Marta mi guarda male perché lei ne ha già 87. Sono pronta. Ore 11:40, abbiamo trovato un posticino dove pranzeremo e c'è anche una struttura particolare che a quanto pare serviva per metterci dentro le castagne. Cioè hanno creato questa specie di pozzo per proteggere le castagne dai cinghiali. Ore 12:30, ripartiamo. Oggi la destinazione è a ancora 15 km di distanza e dobbiamo arrivarci prima di cena perché sennò non mangiamo niente. E poi sono curioso in realtà di scoprire un po' di più di questa cittadina che si chiama come il dipinto di Picasso. Ore 2:10, pausettina all'ombra e mi sono informato un po' e Guernica è effettivamente la città dalla quale Picasso ha preso ispirazione per il suo quadro, cioè voleva rappresentare proprio il bombardamento di Guernica del 1937. Sono molto curioso di vedere la città. Ore 3:30, altra pausettina e poi dritti verso Guernica. Non dovrebbe mancare tanto, ancora una decina di chilometri. Oh sì, perfetto. Ore 5:15, abbiamo appena attraversato il paese di Artegis Galteada, una cosa del genere, complicatissimo, e adesso mancano solamente 5 a Guernica. Sono stra curioso di vederla e lì probabilmente ceneremo da qualche parte tipo su una panchina. Ore 5 e stiamo da ora entrare nell'estuario superiore della ria dell'Oca. Non vedo cibo. Non vedo l'ora di vedere il cibo. El estuario della Oca.
l'estuario superiore dell'area del Oka. Noi ci troviamo esattamente qui. Adesso faremo così. 1, 2, 3, 8, 11. E saremo a Guernica. E oggi per la prima volta abbiamo dovuto usare la borraccia filtrante perché l'acqua che abbiamo trovato nelle fontane aveva un sapore strano, tipo molto molto ferroso. E invece con la borraccia è normalissima. Sembra che funzioni. Potrai cantare le tue canzoni Disney. E tu non puoi ruttare. Ore 18 e vediamo i primi segni di civiltà. Probabilmente siamo già entrati a Guernica, solo che essendo in un sentiero naturalistico passeremo probabilmente per strade traverse. Ok, avevamo un po' fame. Solo un po'. E forse ci siamo lasciati spingere dall'istinto. No. Che prove c'è? Ore 8, abbiamo mangiato, ci siamo riempiti la pancia e adesso ripartiamo con anche gli zaini belli pieni, soprattutto perché domani è domenica e ci hanno detto Carmen e Johnny un paio di giorni fa che la domenica è tutto chiuso. Quindi abbiamo preso la colazione di domani, il pranzo di domani, la cena di domani e la colazione di le merende di domani e la colazione di dopodomani. Quindi siamo strapieni, avremo 3 kg in più. Bilbo! Che sarebbe Bilbao in basco. Ci arriviamo! Mancano appena 2 giorni, dopodomani siamo là. Guardate qua, il cammino di Santiago è addirittura segnato nei cartelli stradali e sul pavimento. Sì, dai, direi che mi ci rispecchio abbastanza. Sono le ore 9 e ancora non abbiamo superato la città. E diciamo che le giornate si stanno rapidamente accorciando. Si nota. Un mese fa a quest'ora c'era ancora tutta la luce del sole. Hai sonno? No, voglio vomitare, ho mangiato troppo yogurt. Ok, lato positivo, siamo usciti dalla città. Lato negativo è che siamo in salita e sui sassi. E Marta si è tipo fracassata entrambe le ginocchia. Miseria, che luna, è un faretto. Buongiorno bellissimi, giorno 105, giorno 47. Oggi è domenica, abbiamo dormito in mezzo a un prato e stamattina l'umidità era a palla, la tenda era più bagnata di quando piove e quindi abbiamo, diciamo, dedicato un po' di tempo, un po' prima dell'alba e un po' dopo l'alba, per asciugare il telo e anche la tenda interna. Adesso ripartiamo. Oggi non abbiamo destinazioni precise, località o cittadine come magari ieri, ma arriveremo vicinissimi a Bilbao, dove arriveremo infine domani sera e ci fermeremo per 3 o 4 notti. Diciamo che da Tolosa non abbiamo mai fatto pause lunghe ed sentiamo proprio il bisogno di fare un pochettino di riposo. E per quanto riguarda l'uragano di cui ci hanno parlato, invece vediamo che il meteo sta cambiando ogni giorno, quindi non sappiamo se effettivamente arriverà nei giorni in cui siamo lì e non sappiamo neanche se arriverà davvero o se si scioglierà nell'oceano. In ogni caso il riposo ci stava. Pensavamo di farlo inizialmente a San Sebastián, quindi abbiamo già rimandato abbastanza. E si comincia subito in salita. Sì! Ieri sera eravamo laggiù, quella là è Guernica. Sei un treno oggi?
È divertente che c'è il cartello in basco, in spagnolo, in inglese, in francese, in giapponese o cinese e non c'è l'italiano. Mi sa che questo è un albergo e che molti pellegrini sono ancora a nanna. Beh, è domenica. Direi che fanno bene a riposare un po'. Oh, e c'è anche un tavolino con un po' di viveri per i viandanti. No, no, noi non abbiamo bisogno, anzi, noi potremmo anche lasciare per gli altri. Con la spesa di ieri siamo strapieni di cibo. Ehi? No. Siamo morti? Non ce l'ha con noi. E signora vicino? Ciao! Chi ti dà fastidio? Chi ti dà fastidio? Non c'è niente. Ore 10:15, abbiamo fatto già un po' di chilometri e in teoria siamo arrivati in cima al dislivello o almeno alla prima delle salite di oggi. Adesso mangiamo un po' di muffin, un succo al cacao e un melone che è avanzato da ieri, che per cena ho preso tipo mezzo chilo di melone gigantesco. Com'è? Buonissimo. È arrivato Gaspardo. È educatissimo, ci è venuto, ci ha guardato, probabilmente ha visto che abbiamo cibo, ma si è seduto, poi si è steso e adesso è lì che aspetta. L'unico nostro timore è che se gli diamo da mangiare poi ci segue fino a Finisterre. Però è dolcissimo. Addio Gaspardo. È stato bello. Ore 11:20, vi ricordate quello che ho detto sulla salita? In realtà ce n'è ancora. Hello again. Hi. Hello. È l'una e abbiamo incrociato nuovamente quattro signori che sono venuti qui dall'Inghilterra e stanno camminando da San Sebastian, quindi per adesso hanno fatto penso 2 o 3 giornate di cammino. E per dare un'idea anche alle persone che vorrebbero farlo e magari non sono allenatissime, loro spediscono i propri bagagli da un albergo all'altro e quindi praticamente camminano senza peso. Questo potrebbe essere un'ottima soluzione per tante persone. Ore 2:10, siamo arrivati nel posto perfetto per fermarsi a fare un pranzo, ma è tutto al sole, non c'è neanche un albero su una panchina o su un tavolino, c'era anche l'acqua, quindi proseguiamo. E niente, non siamo andati avanti perché faceva veramente troppo caldo e ci siamo riparati sotto al patio della chiesa. Le chiese qua in Spagna hanno molto spesso questo tipo di strutture esterne carine. E si mangia con un po' di affettato. Che aprovegge! Ore 6! Abbiamo deciso di restare un po' più a lungo perché ci sono 37 gradi e solo adesso inizia a calare la temperatura. Tra l'altro stamattina abbiamo fatto un buon numero di chilometri e per Bilbao non ce ne mancano tanti, quindi dovremo riuscire a farcela entro le 8, 8:30. Guardate che roba interessante, siamo ancora sulla strada per Bilbao, che raggiungeremo domani, e questa strada è stata dedicata praticamente soprattutto ai pedoni, cioè 3/4 di carreggiata per noi e una carreggiata per le macchine. Comunque, se ve lo stavate domandando, quello di prima era un esperimento, il fatto di stare con i capelli sciolti, e sono resistito 3 minuti perché faceva veramente troppo caldo. Ore 7:30, siamo quasi arrivati a Zamudio, o Zamudio, che è l'ultimo paesino, l'ultima cittadina che incroceremo oggi. E l'ultimo pezzo di strada che abbiamo fatto era asfaltato,
c'era un bel po' di spazio per i pedoni ed era appunto fatto apposta per i pellegrini, il simbolo della conchiglia c'era ovunque, ma non era sterrato in mezzo alla natura come al solito. Questo penso sia il primo pezzo del genere che ci capita sul cammino. Ah no, è tutto normale. Ore 8. Siamo arrivati in centro praticamente, ma sembra molto una cittadina di passaggio. Non sembra un paese con un centro storico, delle cose carine, interessanti da vedere. Sembra proprio uno stradone con case, diciamo, condomini, ecco. Ed è giunta l'ora di fare la nostra pausa cena. Poi facciamo gli ultimi due, forse, chilometri e poi si nanna. E domani è Bilbao. Oggi Marta ha del buonissimo riso iberico. Buonissimo. Invece nel nostro sacchetto magico c'è del pane in un bicchiere. Ancora. Prosciutto di tacchino. Ancora. Prosciutto di maiale con olive. Chiapravece. Ore 8:45. Anche oggi mi sa che camminiamo un po' col buio, ma adesso abbandoniamo il paesino e andiamo alla ricerca di un prato. Ore 9:15, abbiamo trovato un praticello e oggi ci fermiamo qua. E adesso mi sa che ci occuperemo di montare la tenda, entrarci dentro e addormentarci, quindi noi ci vediamo domani. Grazie per essere venuti. Buonanotte. Buongiorno bellissimi, giorno 106. Giorno 48. E oggi arriviamo a Bilbao. O Bilbo, come lo chiamano qui nei Paesi Baschi. E lì ci fermeremo per ben 3 notti, tantissimo! Abbiamo deciso che ci serve proprio una pausa un po' più lunghetta per riposare bene. E tra l'altro non sappiamo se effettivamente avverrà, ma avevano predetto l'arrivo di un uragano. E quindi è meglio essere al riparo. Oggi risveglio con salita annessa, nel senso che subito dopo esserci svegliati abbiamo iniziato a risalire una montagnola che a quanto pare ci separa da Bilbao e abbiamo fatto una piccola pausa a colazione e ora stiamo continuando. Credo che dopo questa sarà tutto città, proprio tutto, perché tra Bilbao e il luogo dove sosteremo per questi giorni ci sono circa 10 chilometri, ma sono tutti parte della città e della periferia. Marta ha un piccolo problema col ginocchio e quindi speriamo che questi giorni di riposo le diano una mano. Oppure compriamo un altro in Decathlon, eh? Un altro ginocchio? Sì. No? Proviamo. Questa è un'espressione molto commerciale. Il paradiso. Oh, Bilbao, 3,6 km. E poi non ci fermiamo lì, eh. Dobbiamo andare a Portagalete. Portogallo! Ore 9:30, siamo arrivati in cima al colle e da qua si può già vedere Bilbao. Eccolo là! Ancora mezz'oretta e ci siamo. E qua su c'è anche un grande gazebo in legno con alcune informazioni sulla città di Bilbao e una cosa fighissima perché c'è la doccia e anche per lavarsi i piedi, ma guardate che sistema! Cioè, si schiaccia qui ed esce la fontanella. Bellissimo. Inoltre, tra i vari cartelloni abbiamo visto uno super interessante con delle informazioni che non trovavo neanche sul web, e cioè con i vari possibili cammini di Santiago. E ce n'è 6. Ecco, quello bianco è il cammino classico che parte da Saint-Jean-Pied-du-Port,
passa per Burgos, per León e arriva a Santiago. Quello che facciamo noi invece è il cammino del nord, o meglio quello della costa, che parte da Irún, passa per San Sebastián, Santander, Bilbao, dove siamo adesso, poi passerà per Gijón e infine arriva anche lui a Santiago de Compostela. Poi noi andiamo avanti fino a Finisterre, che è circa qua. Però ce n'è anche altri, c'è questo verde che è il cammino interno, quello arancione si chiama il cammino dimenticato, quello rosa si chiama cammino di Le Bagni, qualcosa del genere, che non sappiamo cosa voglia dire. Quello viola invece è il cammino primitivo, che era il primo vero cammino. Quindi questo anche per dire che ci sono un sacco di soluzioni se volete fare un cammino di Santiago, non per forza quello francese, diciamo tradizionale, più conosciuto. E comincia la discesa! Abbiamo fatto un piccolo passaggio di Sasha per alleggerire un po' le ginocchia di Marta, almeno in questo tratto. Poi a Bilbao vediamo. A Bilbao sicuramente dedicheremo del tempo al riposo e alla guarigione. Ok, da qua si vede quanto è diffusa la città di Bilbao, è tipo gigantesca. E noi dobbiamo andare là giù in fondo, dietro a quella montagnetta. Sei contenta? Sì. Ci siamo quasi! Ma secondo me è rotto. Non si sentono 30 gradi oggi, proprio no. O forse c'è il venticello che ci fa stare meglio. Ore 10:30, siamo riusciti a scendere fino al inferno, fino alla parte un po' più bassa di Bilbao. Adesso con la calma visiteremo leggermente la cittadina e andremo in direzione di Portugalete, Santurzi, una cosa del genere, dove ci fermeremo. Non mi sento le spalle. Che bello! È appena passato un pellegrino che abbiamo incrociato questa mattina, di nome Hans Josef, e ci ha dato un paninetto. Ha detto che per lui è troppo e ce l'ha regalato. E c'è dentro della frittata, o direi della tortilla di patata. Sembra buonissimo. Ore 7:20 e siamo quasi arrivati. È stata lunghissima, dopo vi racconto. Eccoci, sono le 9:30 e siamo stanchissimi. Siamo arrivati, ci siamo sistemati, abbiamo già mangiato. Questo pomeriggio è stato lunghissimo. Abbiamo camminato su una strada accanto a un canale per ore, letteralmente. Poi eravamo molto stanchi e quindi anche molto lenti, avremmo fatto 2 km all'ora. Quindi i 20 km di oggi sembravano non finire più. Poi abbiamo superato un ponte, stranissimo, molto figo, tipo Puente Vetskaya, qualcosa del genere, che ha una struttura tipo una ovovia grande per gruppi di persone che viene trasportata appesa al ponte stesso, ma abbiamo scoperto che si poteva passare anche sopra in alto. Questo aumenta il prezzo tipo a 10 euro, però la vista è spettacolare. E quindi abbiamo fatto così anche perché dobbiamo camminare, non vale l'uovo via. C'è delle buche! Si vede l'acqua! Ah! E siamo arrivati a Portugalete e poi a Santurzi, dove ci fermeremo adesso 4 notti, mi pare. Adesso riposiamo un po'. Grazie per essere venuti anche oggi e ci vediamo domani. Ciao bellissimi.